Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Buongiorno a tutti. Sì, prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un piccolo pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un po' un calciatore, una persona che soprattutto per noi del Sud è stato un po' l'emblema, no? Soprattutto durante i mondiali di una persona che ce l'aveva fatta ad arrivare in alto, e per noi tutti del Sud rappresentava comunque un grandissimo esempio. Sono veramente molto rattristato e molto dispiaciuto. Ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui appena arrivato nel 91 alla Juventus, avevo solamente 21 anni, lui già era un giocatore affermato. E, niente, un pensiero va anche alla famiglia per la perdita di un'ottima persona. Ecco. Grazie. Benvenuti a Storie di Calcio, nuovo appuntamento, un omaggio a Salvatore Schillaci. Rientriamo dopo la conferenza stampa di Antonio Conte qualche giorno dopo la scomparsa del bomber. Le parole di Antonio Conte vanno dritte al cuore, perché parla di un uomo del Sud, di un uomo che ce l'ha fatta, che è riuscito a coronare un sogno. È una bella storia quella che andiamo a raccontare oggi, di un attaccante che ha incendiato i cuori dei suoi tifosi, ma non solo, sì, perché ci siamo affezionati tutti a lui. Nella sua storia non può non essere citato il Mondiale d'Italia 90, perché è lì che Salvatore Schillaci entra nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport. Veste quella maglia azzurra in quei mondiali, Italia 90, che hanno caratterizzato, no, proprio il nostro paese con gli occhi spiritati di Salvatore Schillaci. Fu capocannoniere in quel mondiale Italia 90, ci portò quasi fino in fondo, insieme a lui abbiamo vissuto una storia bellissima, abbiamo quasi sfiorato il sogno di vincere un mondiale a casa nostra, purtroppo è andata male, siamo arrivati terzi, la partita con l'Argentina ha interrotto un sogno, ha interrotto anche la cavalcata di Salvatore Schillaci, che però diventa capocannoniere in quel mondiale, lui che non doveva nemmeno giocare, forse non era nemmeno tra i titolari, ma Vicini lo lancia ad un certo punto e da lì inizia questa cavalcata, suon di gol con quegli occhi magici, spiritati, ad ogni rete, ad ogni volta che il pallone varcava la linea. È stato un mondiale particolare. Chi vi parla in questo momento vi può solo dire che in quegli anni era un ragazzo diciottenne, appena patentato. E ad ogni vittoria della nazionale italiana e ad ogni gol di Salvatore Schillaci esultava e poi prendeva la macchina con il bandierone e gli amici per andare dentro Roma a festeggiare ogni vittoria della nazionale italiana. Ad ogni gol di Salvatore Schillaci c'era la possibilità di andare avanti, di arrivare fino in fondo, di arrivare a sollevare la Coppa. Non ci siamo riusciti, ma quel mondiale lo ha segnato profondamente proprio Salvatore Schillaci, che in quel mondiale non solo diventa capocannoniere, ma al termine di quell'anno è secondo anche nel pallone d'oro alle spalle di Lothar Matthäus. Insomma, un'annata magica per lui. Un ragazzo che forse sognava di arrivare fino a quel punto, con una infanzia difficile, ma non si è mai riuscito, non si è fatto mai traviare da nulla, perché aveva un solo obiettivo: giocare a pallone. Il pallone era il suo migliore amico. Lui nasce in un quartiere popolare a Palermo, in un quartiere difficile, dove la malavita era lì vicino ed era facile anche farsi coinvolgere in situazioni particolari. Lui però è andato dritto per la sua strada, nonostante le problematiche che aveva anche nella sua famiglia: un fratello che era stato accusato di furto di gomme, un papà che aveva avuto dei problemi con la giustizia, accusato di peculato, e il cugino, che tra l'altro era un po' il suo specchio, riesce anche lui a giocare a pallone, comincia nel Licata di Zeman, arriva anche la Lazio e qualche anno dopo però è stato accusato di spaccio di stupefacenti,
poi è finito insomma a fare una vita ai margini vivendo per strada, ma lui non si è fatto traviare da nulla, è andato dritto per la sua strada e comincia a giocare con il Messina, lì segna, incontra Scoglio e con Scoglio inizia un rapporto bellissimo e importante. Pensate, vi riporto un virgolettato proprio del mister Scoglio: aveva una fame di gol che non ho mai visto a nessuno, né prima né dopo. Pensate, lui racconta, Salvatore Schillaci, che quando ho esordito a Palermo ero pagato a gol, 2500 lire ogni rete, racconta Schillaci, gol da fare in ogni modo, buttandosi nella mischia, di punta, di testa, occhi chiusi. Insomma, il suo obiettivo era fare gol perché poteva guadagnare qualcosa in più e soprattutto perché amava giocare a calcio. Una carriera che inizia con il Messina, poi va alla Juventus a 25 anni, un grande salto con la Juventus, e lì incontra praticamente anche un grandissimo allenatore che è Dino Zoffe. Allora andiamo a sentire proprio le parole di mister Zoffe, che ha rilasciato pochi giorni dopo la scomparsa di Salvatore Schillaci. L'estate magica viene dopo di un'annata magica, l'ha fatta con me, quindi ha fatto cose straordinarie per arrivare anche in nazionale a completare la propria carriera, ma comunque è stato sempre un ragazzo un po' chiuso. Certamente il salto dal Messina alla Juventus, inizialmente era preoccupato, ha dovuto assicurarlo, tranquillizzarlo dicendo che a me bastava quello che io, come giocava Messina, che lasciasse perdere la tribuna della Juventus, fatta di grandi personaggi, eccetera, quelli non giocano. Dicevo, vai tranquillo, difatti sei diventato capocannoniere, quindi devo dire grazie a lui, che quell'annata è stata, e non certo maggio, l'avrà trovato in nazionale dopo. Non c'era la Juventus. Un rapporto molto bello, no? Come ha descritto Zoff quello con Salvatore Schillaci, lui che veste la maglia della Juventus, lui che era un semplice ragazzo, con un italiano anche basilare, entra nella grande Juve che doveva vincere e che insomma aveva una storia importantissima. Lui che veniva un po' preso anche a bersaglio dai tifosi avversari, in tutti i campi gli cantavano: sai chi è quel giocatore che ruba le gomme all'Alfa 33, Salvatore Schillaci. Ma lui non si è fatto mai toccare da questo tipo di situazioni, andava avanti, il suo obiettivo era fare bene, continuare a fare gol con una maglia importantissima, con la squadra più conosciuta in Italia, in Europa, al mondo. Soltanto una volta, purtroppo al termine di una gara, sbottò, fu Bari-Juventus, dove lui al termine di quella gara, sotto diciamo una serie di cori continui, arrivò alla fine partita e disse: io le gomme non le rubo, forse lo fanno gli altri, guadagno 500 milioni all'anno e non ho bisogno di rubare, mi avvilisce che proprio la gente del sud abbia preso di mira uno di loro, uno come me. E questo lo colpì in quell'occasione, e fu la partita appunto con il Bari. Altri aneddoti possiamo raccontare: a Firenze, durante una partita tra Fiorentina e Juve del 1991, lì c'è sempre una rivalità molto forte, qualcuno gli tirò un copertone gridandogli: ruba anche questo, ma in quel caso lui non rispose. Salvatore Schillaci voleva andare avanti perché poi c'era anche l'obiettivo di arrivare in qualche modo a conquistare la maglia azzurra. Durante il periodo con la nazionale, il primo incontro è quello con Antonello Valentini, il DG della nazionale italiana per 30 anni. Sentite che cosa ci racconta proprio in questo diciamo momento dedicato a Salvatore Schillaci. Sentiamo il direttore Antonello Valentini. Vicini, l'intuizione di Azeglio Vicini mi ricordò in qualche modo, facendo per carità, senza mancare di rispetto a nessuno, anzi, l'intuizione, la genialità che ebbe Berdot nel convocare Paolo Rossi poco prima dei mondiali dell'82. È una storia che in qualche modo si ripeteva, cioè Schillaci approdò la nazionale a Varese, io ho pubblicato sui miei profili social una foto dell'epoca in cui siamo tutti e due ovviamente giovanissimi, e mi fece molto impressione questo ragazzo che col calcio
col suo talento, con la sua capacità, voleva riscattare un'infanzia sofferta e ci è riuscito in pieno, diventando innanzitutto un amico degli altri compagni di squadra, che è cosa importantissima, come Dino Zoff sa meglio di me, ma anche un protagonista, un beniamino dei tifosi. Per 7 partite, 6 gol a Italia 90 furono veramente un momento esaltante. Io voglio ricordare 2 episodi, poi mi taccio. Il primo, noi eravamo in prima dei mondiali in ritiro ai Castelli, sì, romani, e Maradona era in ritiro con la sua nazionale argentina, ospite della Roma a Trigoria. Un pomeriggio Maradona venne a trovarci all'Elio Camara, questo albergo dove bellissimo eravamo. Ovviamente fu un'emozione per tutti, il più emozionato di tutti fu Schillaci, che ovviamente stette un po' lì a parlare, a chiacchierare con Maradona, insomma, che gli dette molta corda, gli fece molti complimenti. E poi un altro gesto bellissimo, e mi riferisco alla finalina di Italia 90, quella per il 3° e 4° posto, noi eravamo a Bari contro l'Inghilterra, eravamo sull'1-1, a 4 minuti dalla fine l'Italia ebbe un rigore, il rigorista titolare era Roberto Baggio. Roberto Baggio decise di consegnare il pallone a Totò Schillaci e gli fece tirare il rigore, gli fece segnare il gol del 2-1 per ringraziarlo probabilmente a nome di tutta la squadra, ma a nome di tutti i tifosi italiani, di quello che Totò Schillaci era riuscito a fare in quei mondiali, facendoci sognare fino purtroppo alla sconfitta di Napoli in semifinale con l'Argentina. Ma resta un personaggio veramente straordinario, simpatico, umile, furbissimo, e che aveva delle qualità non solo tecniche ma anche umane. Bello questo racconto di Antonello Valentini, che si incrocia con il Mondiale, con Italia 90, con Maradona e con quello, insomma, che ha lasciato questo giocatore che, ripeto, ci rapì tutti nell'occasione di quel Mondiale. A proposito di quel Mondiale, mi piace anche farvi sentire il telecronista Bruno Longhi, che ci racconta un passo importante e soprattutto ce lo descrive dal punto di vista umano. E allora andiamo a sentire anche Bruno Longhi. Le notti magiche se ne vanno con lui, cioè rimangono nel nostro ricordo, però diciamo che gran parte di quelle notti magiche sono dovute a lui, ai suoi gol, alla sorpresa che ci aveva regalato questo centravanti sul quale non puntavamo una lira, o perlomeno avevamo Vialli, Carnevale, dovevano essere loro, Aldo Serena, no? I nostri bomber, e poi lui è diventato il capocannoniere di quel mondiale. I suoi occhi sgranati, che quasi raccontavano della sua incredulità di trovarsi in un Barnum del genere. Però, penso che questo lo abbiano ricordato tutti, perché quello che vedi in TV o quello che vedi dallo stadio lo vedono tutti. Io voglio invece ricordare, ho avuto la fortuna di conoscerlo come tanti ovviamente, è un personaggio molto naif, un personaggio modesto, un personaggio umile, di umili origini, ma soprattutto c'è una parola che definisce, direi al 100%, Totò Schillaci: la bontà. Veramente un personaggio buono, un ragazzo buono. Io quando penso a Schillaci penso sempre alla sua bontà. Non faceva un torto a nessuno, era buono, e per cui in questi giorni in cui lui ha combattuto, no, contro questo destino crudele, ciò che mi tornava in mente di Totò era veramente il suo essere buono, essere una buona persona, e questo lo sappiamo, nella vita conta più di ogni altra cosa. L'uomo Salvatore Schillaci, che è andato dritto per la sua strada, non si è fatto coinvolgere da fattori esterni che potevano facilmente portarlo su altre strade, ma si è sacrificato, ha lottato per raggiungere il suo sogno, quello di giocare a pallone. E pensate che dopo il ritiro, ricordiamo, lui ha giocato alla Juventus, poi è andato all'Inter, ha fatto anche un'esperienza in Giappone. Dopo il ritiro aprì una scuola a Palermo per dare la possibilità ai ragazzi di coronare questo sogno, perché lui era uno umile,
umile, voleva stare vicino a coloro che volevano in qualche modo raggiungere l'obiettivo che lui era riuscito così a portare a termine, quello di giocare a calcio, quello di trovare la strada per realizzare il suo sogno. Sì, perché Salvatore Schillaci è stato uno di quelli che alla fine ce l'ha fatta ad arrivare in alto, partendo veramente dal basso e avendo pochissimo per poter, diciamo, arrivare veramente a questo tipo di livello. E oggi abbiamo anche la possibilità di raccontare Salvatore Schillaci attraverso l'autore di un libro che abbiamo qui con noi, che si intitola C'era una volta il calcio. È un libro scritto dal giornalista Antonello Sette, Palombi Editori, Foglio Edizioni. È un libro particolare perché tratta la storia di tantissimi campioni che hanno tracciato la storia del calcio, di un calcio però diverso da quello attuale, dove, permettetemi di dire, c'era più passione dare i calci al pallone, perché sentite che nomi: Aldo Agroppi, José Altafini, Giancarlo Antognoni, la luce di Firenze, poi l'arbitro Paolo Casarin, Bruno Conti, Marazzico veniva chiamato nell'82 al mondiale, Giovanni Galeone, la grande impresa con il Pescara, Giovanni Galli, un grandissimo portiere, Renzo Garlaschelli, che faceva parte della Lazio del 74, Claudio Gentile, il grande difensore che marcò Zico e Maradona senza mai farli passare nell'82, Bruno Giordano, lo straordinario attaccante della Lazio e del Napoli insieme a Maradona, che hanno vinto uno scudetto straordinario. Ce ne sono tanti di questi personaggi in questo libro, e c'è anche Salvatore Schillaci. E allora, a questo proposito, vi faccio sentire l'autore del libro, Antonello Sette, in questo primo, diciamo così, intervento, perché questa è stata una delle ultime interviste che ha fatto Salvatore Schillaci e che trovate appunto nel libro C'era una volta il calcio. Credo che è una intervista che ho fatto per il Foglio, perché il libro raccoglie interviste fatte per il Foglio. Sicuramente l'ultima intervista in cui lui parla di sé a tutto campo. Diciamo che lui è sicuramente già malato, ma io non lo sapevo, quindi c'è questa situazione che tra di noi, che è questa. L'intervista che mi ha molto colpito è molto lunga, lui ha parlato con molto entusiasmo, ha raccontato di quelle notti magiche del suo inizio a Messina, perché lui comincia, diciamo che dalla Stato Celeste c'erano i cori per Schillaci, quindi lui vive tutto a Messina, in Sicilia è tornato, e poi improvvisamente arriva la gloria con la Juventus, l'incontro con Agnelli e Boniperti, e pochi mesi dopo le notti magiche. Lui racconta per esempio questo incontro con Boniperti e Agnelli. Lui dice: non riuscivo a fare a dire una parola, ero talmente emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola che non riuscivo a pronunciare una parola. Loro cercavano di mettermi a mio agio, ma non ci riuscivo a parlare. Dissero che ero molto felice che stavo lì, perché finalmente avevano un siciliano che giocava nella Juventus. E poi arrivano le notti magiche, e lui le notti magiche dice: io non mi aspettavo assolutamente quello che è successo, non mi aspettavo di diventare il protagonista, non mi aspettavo di fare quei gol, di diventare l'eroe di quel mondiale. Però nella vita bisogna sapere aspettare il momento giusto e salire sul treno, perché il treno, quello giusto, passa una volta. Io ci sono salito. Però poi la cosa che lui è rimasto con questo rammarico, dice di quei mondiali che, come sai, abbiamo perso, eliminati dall'Argentina a rigori, quando tutti pensavano che saremmo arrivati in fondo e avremmo conquistato quel titolo, perché dal punto di vista del gioco, oggi si parla molto di questo, no? Del gioco, vincere col gioco e vincere con un non gioco. Dal punto di vista del gioco, quella è stata una nazionale più bella in assoluto di sempre, c'erano grandissimi giocatori. Siamo usciti ai rigori a Napoli contro l'Argentina in quella partita incredibile in cui, come sai, la maggior parte dei napoletani, siccome c'era Maradona in campo con la Argentina, faceva il campo contro l'Italia, faceva il tifo contro l'Italia, e lui dice: quei gol me li sogno quasi tutta la notte, quei rigori sbagliati me li sogno quasi tutta la notte, però non l'ho mai rivisti, né sul campo, né sul computer, né da nessuna parte. Non l'ha mai visti quei gol, l'ha soltanto sognati, quei errori fatali, perché lui dice che nella vita, come nel calcio, non sempre vince il migliore, ed eravamo lì migliori, ma non abbiamo vinto per la papera, ovviamente, di Zenga e per i rigori, la famosa papera di Zenga che consente all'Argentina di pareggiare una partita che stavamo tranquillamente vincendo. Antonello Sette ci ha raccontato un po' di cose di Salvatore Schillaci, e mi piace anche leggere un passo in questa intervista proprio di Salvatore Schillaci alle domande di Antonello Sette. Me lo consente sicuramente Antonello. E allora, c'è un giocatore in cui si rivede, gli viene fatta la domanda?
E lui risponde: fare paragoni non mi è mai piaciuto, ma se devo fare dei nomi dico Ciro Immobile, Giacomo Raspadori. Mi sono sempre piaciuti i giocatori veloci. Qual è oggi la sua vita? Gli fa la domanda Antonello. Ho aperto a Palermo un centro sportivo frequentato da tanti ragazzi che sognano di diventare Totò Schillaci e faccio il testimone lì in giro per l'Italia. Questo ci dimostra ancora una volta la voglia, no, di trasmettere quello che lui aveva fatto ai più giovani, dare anche una possibilità, no? Perché insomma, andare a giocare in una scuola calcio dal nome Totò Schillaci ti fa sognare. Porta in giro i suoi occhi spiritati, quelli rimangono, risponde lui, una peculiarità esclusiva dei mondiali del 1990. Prima e dopo sono sempre stati normali, quindi quegli occhi lì appartengono a quel momento della sua storia, a quel sogno che stava per realizzare e ci stava portando insieme a lui a sollevare quella Coppa del Mondo. Di chi è rimasto più di tutti amico? Gli domanda Antonello Sette. Ho una chat con i giocatori della Juventus in cui condividiamo sia momenti belli sia quelli bui. Mi sento ancora con tanti della nazionale di allora, ma se devo fare il nome del più amico di tutti dico Stefano Tacconi. Qual è l'attimo o il gol che non potrà mai dimenticare e che magari sogna ancora di notte? Se parliamo di sogni, quello più ricorrente in realtà è un incubo di cui evidentemente non mi sono mai liberato. Sogno i rigori sbagliati contro l'Argentina. Non ci crederà, ma io quei maledetti rigori li sogno di notte, ma non li ho mai rivisti di giorno, né in televisioni né sul web. Mi metterebbero troppa tristezza. Il mio gol è indimenticabile, quello negli ottavi di finale contro l'Uruguay, è stato bellissimo. Vado a memoria, domanda Antonello, il subentrato Serena si improvvisa assist man e le serve un pallone al bacio, lei si coordina con il sinistro di prontezza, buca la rete. Lui risponde: mi vengono ancora i brividi di una notte magica vissuta con il cuore in gola, eravamo i più forti. Ma non sempre i più forti vincono, nel calcio come nella vita. Antonello ci racconta ancora un altro spaccato di questo libro. Tu leggi il libro e con l'iscritto io mi vengono i brividi, perché naturalmente sono storie da brividi, sono personaggi da brividi. L'altro giorno ho intervistato, ovviamente in intervista non è ancora uscita, Tossena, e lui dice la caratteristica di noi giocatori di quell'epoca, Tossena diciamo è anche più anziano di qualche anno di Schillaci, è che noi comunque avevamo l'entusiasmo, una passione che oggi forse i giocatori, i calciatori non hanno più. Questa passione ci ha fatto fare dei sacrifici pazzeschi che oggi non fanno più, ci ha fatto sopportare qualunque cosa. Tossena andava in un collegio a Torino a 13 anni, davanti a questo collegio la sera quando usciva dalla scuola serale per tornare al collegio c'era di tutto, lui racconta, mignotte, malfattori, risse, rapine, cioè accadeva di tutto. E sto ragazzino che andava e tornava nel collegio strisciando vicino ai muri. E quindi lui dice quel calcio lì, quello che siamo stati noi, ci ha insegnato poi a prendere decisioni in prima persona e per tutta la vita. Forse le decisioni in prima persona dei calciatori è molto più complicato. Quando tu parli, volevo aggiungere una cosa su quello che hai scritto, quando lui parla, non c'era un'intervista ma la verità, perché fuori da lui era molto schivo, quando parla del centro che ha aperto per giovani calciatori a Palermo, erano la maggior parte di loro erano scelti perché figli di immigrati, quindi lui ha fatto anche una opera sociale di cui non ha mai propagandato, come oggi fanno tanti che fanno la cosa perché diventa un biglietto da visita per loro, e lo faceva lui nascosto perché era così, insomma. Si è letto alla figlia che diceva lui non ci voleva lasciare, nessuno forse vuole lasciare i figli, ma lui è stato pieno di vita e entusiasmo fino alla fine. E questa intervista, che oggi si sembra così struggente, così commovente perché lui non c'è più, è una dimostrazione di quanto lui ha amato il calcio, ha amato la sua vita, ha amato quello che gli è successo. Lui è un po', insomma, in qualche modo è il Candido di Sciascia che vive in Sicilia e fa un sogno che lo porta a Torino, e lui è un po' sogno fatto in Sicilia che si è realizzato. Purtroppo però
purtroppo per lui e purtroppo per noi è pancato troppo presto, in base a quella legge ineluttabile del destino che nessuno ha mai spiegato e nessuno è riuscito a mai spiegare. Rappresenta un ragazzo che veniva da nulla e che ha sfondato ed è diventato schillaci, ha vissuto 15 giorni, ma un mese magico ai mondiali, quasi un mese magico ai mondiali. Il sogno di realizza, il sogno che ripeto con Sciascia, il sogno fatto in Sicilia, e lui è il candido del calcio. Ringrazio ancora Antonello Sette per questo momento, per aver ricordato attraverso il suo libro Salvatore Schillaci. In Storie di Calcio oggi abbiamo voluto omaggiare questo straordinario attaccante, perché ripeto, è stato un po' l'attaccante non soltanto del Messina, della Juventus, dell'Inter, è stato l'attaccante nostro, di tutti, perché era un ragazzo semplice. A guardarlo non sembrava nemmeno un calciatore, ma perché non era uno di quelli, no, con i tatuaggi, le cose come vediamo oggi. Era un semplice ragazzo che era riuscito a coronare e a realizzare un sogno. E questo è quello che ci rimane di Salvatore Schillaci. E a Storie di Calcio non ci sentiamo altro che ringraziare Salvatore Schillaci per quello che ha dato a Messina, Juventus, Inter, ma soprattutto al calcio italiano. Grazie, Salvatore Schillaci. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.